questa disposizione votata dal Senato è contro il giuramento deontologico? Sì, e io invito i medici a non rispettare questa stupida disposizione. Lapidario dell'Inno? Assolutamente no, perché lascia pienamente al medico la scienza e coscienza delle sue azioni e quindi saprà valutare dove segnalare o no. Buonasera, nel pacchetto sicurezza già approvato dal Senato c'è un provvedimento che fa discutere e divide trasversalmente gli schieramenti politici. Si tratta della possibilità per i medici di denunciare i clandestini che si rivolgono alle strutture sanitarie sia i pronti soccorsi che gli ambulatori. Grazie a un emendamento l'obbligo, come era all'inizio, si è trasformato in una possibilità. Però già sappiamo che la maggior parte delle associazioni di medici, le più diverse, ha garantito che non denuncerà nessuno, salvo che per gli obblighi di legge, per intenderci, se un italiano o un clandestino si rivolge a un medico ed è ferito d'arma da fuoco o con ferite dichiaratamente riconducibili a violenza, scatta automaticamente già adesso la denuncia. Però si teme che la paura e l'ignoranza possano spingere molti immigrati clandestini verso la clandestinità, questa volta sanitaria, o addirittura alla rinuncia alle cure. Ne parliamo qui con noi, questa sera ci sono il senatore Stefano De Lillo, del Popolo della Libertà, che è medico, cardiologo e capogruppo della Commissione Sanità del Senato. Buonasera. Buonasera. Davanti a lui Lionello Cosentino, senatore. Buonasera. Del Partito Democratico, responsabile della sanità per il Partito Democratico. Siete esperti di sanità, De Lillo lei è anche medico. Non è il tema di cui ci occupiamo oggi, ma ce ne occupiamo continuamente, con la testa, col cuore, con la partecipazione alla vita politica del nostro paese. Luana Englaro sta morendo. L'articolo della Costituzione era la prima domanda che volevo farvi, e poi lo ricondurremo al tema degli immigrati clandestini, garantisce a tutti la tutela della salute. A Luana no? Luana, sì, anche lei, come dice l'articolo 32 della Costituzione, ha diritto alle cure. Il problema è se le cure sono un obbligo e se ci devono essere i carabinieri che ti obbligano a curarti. È una vicenda molto complessa su cui si è pronunciata la magistratura, il Senato sta elaborando una proposta di legge per il testamento biologico. Io penso che in questa vicenda ci sia peccati tutti di un eccesso di presunzione e di troppo clamore. Ieri sul Corriere della Sera un grande filosofo italiano, Emanuele Severino, ha detto: siamo in presenza di due violenze di fronte al mistero della vita e della morte, che avrebbe bisogno di più riservo e più riflessione interiore. De Lillo? Secondo me si sta compiendo un fatto molto doloroso e grave, perché la vita è vita e va difesa in tutte le sue forme. Luana è perfettamente in vita e lasciarla morire disidratata, senza bere, è un atto veramente drammatico, su cui dobbiamo fare di tutto per, da uomini, da medici, anche da politici in questi giorni, fare di tutto per contrastare un atto gravissimo a cui dobbiamo ribellarci. Non si può lasciare morire una persona pienamente viva come Luana Englaro in questo momento, viva come tante altre, di sete. Grazie, mi sembrava non superfluo porre la nostra attenzione su un argomento così importante, e vi lascio adesso, come nostra consuetudine, due minuti di prammatica per rispondere alla domanda che sottende al titolo della nostra trasmissione. Insomma, i medici sono medici o sono tutori della legge o sono ufficiali giudiziari? Cosentino, cominci lei. La legge voluta dalla Casa della Libertà, che obbliga i medici a denunciare gli immigrati che si presentano a loro se non sono in regola con i permessi di soggiorno, è una legge sbagliata e stupida. Sbagliata su un piano morale, perché i medici non sono spie ma devono curare le persone. Stupida perché fa danno non solo agli immigrati ma agli italiani. Fa danno perché gli immigrati che non si curano, per esempio che non curano la tubercolosi,
rischiano di essere un problema di salute pubblica per tutti. E a essere ostacolati davanti alle cure, sapere di non potersi fidare del proprio medico, essere costretti a prendere magari degli antibiotici e poi interrompere le cure, a favorire magari i ceppi di antibiotici più resistenti, è un errore dal punto di vista della sanità pubblica, di tutti, degli italiani. E infine io penso che quando per queste regioni si rende più difficile le cure anche a un bambino di 2-3 anni o 4 anni che non ha colpa di nulla, anche questo sia il segno che questo nostro paese sta diventando un po' troppo arrogante, un po' troppo cattivo. Si ferma? Si tiene un minutino per dopo? De Lillo, a lei. Sì, io devo, mi permetto di fare un distinguo con ciò che ha detto il collega Cosentino. La legge non obbliga ovviamente, perché la legge permette. Si torna con questa legge a ciò che era in Italia prima del marzo, del 6 marzo 98, cioè in Italia c'era la possibilità, secondo scienza e coscienza, da parte di un medico, quindi una persona che ha una sua formazione, di segnalare un reato, la clandestinità, come lei giustamente ha detto nell'ingresso, nell'introduzione. Questa norma è prevista in tutti i paesi d'Europa, è prevista negli Stati Uniti, è prevista in Inghilterra, è prevista in Germania, è prevista nella socialista Spagna di Zapatero, e lascia al medico la possibilità, secondo scienza e coscienza, non l'obbliga assolutamente, di segnalare un reato che è in Italia per tutti riconosciuta oggi la clandestinità. Il Servizio Sanitario Nazionale è molto efficiente in Italia ed è all'avanguardia nel mondo proprio per la sua gratuità anche per le persone immigrate, anche per i clandestini che mantengono pienamente tutti i loro diritti. Saremo in fila con un cittadino rom, con un cittadino immigrato non regolare normalmente. Solo che c'è un problema di sicurezza sociale, giustamente il collega Cosentino parlava di tubercolosi. Pensiamo a ciò che sta accadendo in una scuola di Roma. Oggi a Morena ci sono 10 bambini ricoverati per un problema della tubercolosi, una malattia importata purtroppo con l'immigrazione. Sarà un problema di sicurezza sociale poter segnalare casi di clandestini e quindi curarli nel tempo e non perderli, casi di malattie diffusive e contagiose che oggi si perderebbero perché il malato verrebbe una volta e poi abbandonato. A lei ancora. Due sole considerazioni molto veloci. La prima, in altri paesi il reato di clandestinità non esiste. Si è clandestini ma non è un reato. Il medico è un pubblico ufficiale. Se non può essere sentato dalla legge a fare la denuncia, come pubblico ufficiale è obbligato. E comunque questa incertezza renderà la situazione complicatissima in tutto il paese, con ricorsi, denunce, litigi negli ospedali. È una cosa che non valeva la pena fare. Secondo, ma noi davvero vogliamo che gli immigrati, anche se clandestini, anche se bambini, stiano il più lontano possibile dalle cure? È questo che vuole l'Italia? Quello che noi vogliamo è il fatto che se uno di loro ha la tubercolosi deve star lontano dal medico per paura di essere denunciato, o non conviene a loro per ragione di umanità e a noi per ragione di sicurezza che il clandestino possa curarsi tranquillamente con un medico che non lo denuncia? Bene, grazie. Vediamo nella parte delle domande più serrate di toccare più specificatamente alcuni punti. Adesso.